Il rischio di censura esiste per due motivi. Uno è quello che ho appena già detto, cioè qualcuno che misteriosamente decide di iniziare a scrivere blocchi vuoti, però è un attacco fantascientifico perché sarebbe proprio una spesa enorme, quasi ingiustificabile. Il secondo è più invece all'ordine del giorno, che si sta discutendo proprio in questo momento mentre parliamo, è la possibilità che venga imposto ai miner, che sono quelli che di fatto producono il dato necessario alla blockchain per progredire, il cosiddetto blocco di informazioni viene prodotto dai miner, il blocco contiene le transazioni, no? Quindi ci potrebbe venire qualcuno a dire, tu miner, tutte le transazioni che vanno o vengono da questo indirizzo non le includi mai più nei blocchi, perché io, regolatore, so che questo indirizzo è associabile all'identità di un terrorista internazionale, quindi non voglio più che tu, che lui abbia possibilità di ricevere fondi con questo indirizzo. È una cosa che è possibile e, per esempio, sta avvenendo in questo momento sulla blockchain Ethereum, perché Ethereum ha deciso di passare a un algoritmo di consenso diverso da Proof of Work, Proof of Stake, nella quale hanno circoscritto chi ha diritto a produrre l'informazione compatibile con il network ha un set di aziende con nome, cognome, indirizzo e direttore responsabile. Quindi basta andare da lui e dirgli questa è la lista, non includerla mai più nei blocchi. Tutti fanno così, diventano, come si dice, compliant con il regolatore, basta. Questo crea un token completamente censurabile. Con Bitcoin è molto più difficile, ma non può non avvenire, perché in Bitcoin c'è una componente ancora di tutto il network che tende alla centralizzazione e che è la mining pool. La mining pool è un'idea che si è avuta negli anni 2011, mi pare, la prima 2011/pool, è l'idea di dire i miner competono tra loro, perché nel mettere a disposizione del network la loro potenza di calcolo, la loro energia e il loro hardware ricevono un compenso in bitcoin, ogni volta che scrivono un blocco ricevono dei nuovi bitcoin e le commissioni di tutti quelli che hanno voluto scrivere una transazione in quel blocco, una commissione di pagamento semplicemente. Quindi ricevendo un compenso si crea una competizione molto, molto feroce, diciamo, per trovare per primi il valore numerico che rende il blocco conforme al protocollo Bitcoin. Quindi qualcuno ha avuto l'idea, uniamo le nostre forze, uniamo la nostra potenza di calcolo e invece di voler prendere tutto il reward, tutta la ricompensa di ogni blocco, ce la ripartiamo, quando succede che vinciamo noi, ce la ripartiamo in base alla potenza di calcolo che abbiamo messo a disposizione, all'energia che abbiamo speso. Quindi i miner iniziano a unirsi in queste mining pool e l'algoritmo funziona. Di fatto una mining pool ha un vantaggio su chi non fa parte di una mining pool. Cominciano a nascere tante mining pool e quindi questo segue la tendenza naturale di un sistema, di qualsiasi sistema umano progettato, a nel cercare di migliorare l'efficienza, la sua efficienza, quindi guadagniamo di più degli altri, con perdita di decentralizzazione. Guadagniamo in efficienza ma ci centralizziamo perché stiamo unendo le nostre forze in un server che fa da pool, da gruppo. Questo gruppo è quello che si occupa di ripartire il lavoro che devono fare i miner e quindi propone dei blocchi a tutti i miner, gli dico io ti do questo blocco, tu fammi questo lavoro e restituiscimi il risultato del lavoro. Se è compliant con il valore attuale del network, quello che il network richiede per avere un valore conforme al protocollo, lo mando e prendiamo il reward. Però in questa fase, non so se vi siete accorti, c'è un momento in cui un momento vulnerabile alla censura, cioè la pool propone il blocco al miner e quindi è la pool a decidere quali transazioni vanno all'interno del blocco. Si crea una vulnerabilità. Il regolatore può andare dalla mining pool, da chi gestisce il server della mining pool, e gli dice beh, allora tu non inserirai mai più nei blocchi che proponi ai tuoi miner transazioni che vanno e vengono da questo indirizzo. Ok, cominci a farlo in una pool negli Stati Uniti, perché il regolatore che ha deciso di fare questa cosa è degli Stati Uniti, però nel frattempo negli altri stati non gliene frega niente. Quindi noi sappiamo che la mining pool sul territorio statunitense non inserirà più
questo, transazioni di questo indirizzo. Chi possiede questo indirizzo cosa può fare? Beh, io alzo le fee, perché così alzo le commissioni, quindi prometto più soldi a chi includerà la mia transazione nel blocco. E allora quelli che non hanno questa legge, questo obbligo di censura, dicono: allora la metto io, mi fa guadagnare di più. E questa è una prima difesa naturale, l'incentivo economico. Dovrebbero riuscire a censurare tutte le mining pool in tutto, ci dovrebbe essere un attacco giurisdizionale completo, mondiale. Però ipotizziamo che tante mining pool risiedono sul territorio statunitense, oppure la stragrande maggioranza risiedono in uno stato ostile che decide di iniziare a censurare Bitcoin. Vanno dai male mining pool e gli dicono: non proporre mai più blocchi che contengono transazioni da questo indirizzo. Di fatto la maggioranza del network, della potenza di calcolo disponibile, è diventata compliant al regolatore, quindi chi ha questo editto su se stesso, il padrone di questo indirizzo, potrebbe dover aspettare molto di più per vedere inserita la sua transazione, quindi potrebbe diventare inefficiente per lui. Qual è la soluzione che si sta elaborando e si sta proponendo? Un protocollo di comunicazione tra la pool, il server della mining pool, e il miner stesso, quindi di fatto il computer finale che esegue il calcolo, che sposta la generazione del blocco dalla pool al miner stesso. Si chiama Stratum V2, è un cambiamento nel modo in cui si parlano la mining pool e i miners, che non c'entra niente con il protocollo Bitcoin in generale. Facciamo un lavoro per assurdo. Diciamo che adesso attualmente ci sono 45.000 full node che stanno andando, cioè che sono quei computer che si occupano di salvare fisicamente il registro distribuito di Bitcoin su un hard disk. Ci sta perfettamente in un hard disk da 70-80 euro da un terabyte. Ognuno di queste persone che fa andare un full node facesse andare anche un ASIC miner, quindi un dispositivo che mina, uno dei computer che mina, beh, avremo un gruppo di 45.000 nuovi miners che immettono potenza di calcolo nel network. Potrebbero decidere di unirsi in una pool, e con la potenza di calcolo di 45.000 ASIC avremmo una pool, una mining pool, che sta nelle prime 10 del mondo. Quindi avremmo creato una mining pool in cui ti voglio vedere di andare a prendere uno per uno i 45.000 persone e dirgli: adesso tu non inserisci nel blocchi che mini questa transazione. Quindi più il sistema diventa granulare, più diventa, diciamo, resistente a questo tipo di attacchi. Il protocollo che vi ho appena descritto, Stratum V2, è quello che mette in comunicazione il miner di ognuno di noi, il computer che mina, che sta nelle case di ognuno di noi, di queste 45.000 persone, con un server che sta da qualche parte. Però il protocollo è proprio disegnato per fare in modo che a decidere che cosa ci va nel blocco che viene minato non è il server, quindi il punto centralizzato di attacco, ma sono tutti 45.000, sono le 45.000 unità di mining che decidono cosa inserire nel blocco. Quindi questo protocollo è solamente nel pezzo mining pool miner. Che cosa fa praticamente? Permette alla mining pool di avere la cosiddetta plausible deniability, ovvero il regolatore va dalla mining pool e gli dice: adesso tu mi censuri tutte le transazioni di questo indirizzo. E la mining pool ti dice: non posso. Non posso perché il protocollo non me lo permette. Questa è la plausible deniability, cioè lui si rifiuta di fare una cosa perché non può. Quindi è plausibile la sua ragione, non dice non può perché non voglio. Non posso perché il protocollo non me lo permette, è una regola matematica, io non posso cambiarla. Questa è il paradigma centrale di tutto lo sviluppo di Bitcoin. Ciò che sta sotto a Bitcoin è tutta la creazione di prove, evidenze crittografiche che creano delle metodologie per il quale il libero arbitrio, la scelta che posso fare io, l'obbligo che tu potresti voler imporre a me, non è possibile. E quindi il regolatore si dovrà accontentare di un no e cercare un'altra via per andare a censurare le transazioni. Quindi gli attacchi sicuramente arriveranno. È possibile in qualche momento censurare una transazione o meno, ma non è possibile, secondo me, farlo nel lungo termine. Possono farci credere
che il sistema sia censurato, questo sì, e quindi la censura è più nella nostra testa che nella realtà. Io posso credere che il sistema sia censurato e potrei non usarlo più, ma in realtà non è così, perché la costruzione matematica e crittografica di Bitcoin non lo permette e non lo permetterà con l'implementazione, per esempio, di nuovi protocolli tipo Stratum V2. Si dice di Bitcoin essere un sistema antifragile, ovvero tutte le volte che viene attaccato, questa è un'espressione che è stata inventata proprio per, diciamo, condensare in una parola sola la tendenza naturale di Bitcoin a rispondere agli attacchi con un maggiore sicurezza, maggiore implementazione, maggiore attenzione allo sviluppo. Tutte le volte che ci si accorge che Bitcoin ha subito un attacco da parte del regolatore, da parte anche un attacco involontario, magari c'è stato un bug e ci siamo sbagliati, Bitcoin rinasce sempre più forte. Perché? Perché questa è una domanda difficile, perché ci teniamo tutti tantissimo, perché è la nostra possibilità one shot di cambiare e aggiustare il sistema monetario internazionale, quindi gli sviluppatori hanno un'attenzione certosina nel proporre modifiche, nel discutere le modifiche, oppure semplicemente perché l'incentivo è troppo forte. Quando la Cina ha bannato il mining del territorio cinese, chi aveva messo in piedi la sua azienda, chi aveva messo in piedi tutti i miner, non ha mica detto vabbè, allora smetto, vendo tutto, rompo tutto, vabbè, allora ci spostiamo in Texas, ci spostiamo in Kazakistan, perché l'incentivo è troppo forte. E quindi per questo si dice che Bitcoin è un sistema antifragile, perché da dovunque lo colpisci lui ricresce ancora più forte. E questo è un segnale importante di quello che gli esseri umani stanno dicendo a chi finora ha gestito il sistema monetario internazionale. Non c'è stato un passo indietro ancora nella direzione di dire ci hanno sconfitti, anzi, tutte le volte che c'è stato un attacco, l'idea di proporre un attacco, Bitcoin è rinato più forte. Quindi, arrivando a discutere dei massimi sistemi di filosofia, probabilmente Satoshi Nakamoto è riuscito a implementare, ha implementato più codice dentro la nostra testa che nei computer, perché è riuscito a trovare quel cavillo che ci fa fare tutti insieme bene la stessa cosa. Fantastico.